Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel giorno dopo il joyride. Finalmente si sono tolti tutta la pressione da addosso. Grigio finalmente può rilassarsi. Non ne potevo più. Andoretta finalmente può smettere di filmare, che ci ha assistito tutta la settimana nel crankwork. Prima di raccontare che cosa stiamo andando a fare, figa. Già finiti, mi spiace. Dovevamo fare l'intro con i pancake, ma mi sono dimenticato di filmare i pancake appena arrivati. Erano troppo buoni, li ho già mangiati tutti. In questo video andremo a girare in DH. Dove? A Whistler, baby. E c'è anche Danilo. Salve. Faremo party laps tutti italiani oggi, giusto Dani? Quasi tutti italiani. Un paio di amici canadesi si aggiungeranno ai party laps. E Dani ci farà vedere, come abbiamo detto, la slopestyle line sulla Dirt Merchant. No, comunque vi faremo vedere in questa giornata come si gira a Whistler. Bike park di Whistler, perché è il bike park più bello al mondo. Oh cazzo, al contrario. Finally siamo sulla... Ciao! Gondolina, guarda, c'è il joyride dietro, c'è del drop. Faremo un po' di lappini. Speriamo di beccare anche tutti gli altri italiani, perché ci sono almeno altri 10 italiani in giro. Siamo arrivati in cima. Namosi. Aspetta che questo qua si deve ancora mettere a posto. Sembriamo i turisti per caso, cazzo. Tra l'altro stamattina per andare a girare, quello lì ha perso la navetta e stava rischiando di non partire domani, perché domani partiamo, oggi è l'ultimo giorno. Turista per caso uno, quello lì di Bregnano Sabbia d'Oro, e andiamo a girare. Ma io non sono capace di girare con la DH. Fino a ieri ho girato con la Dirt, oggi con la DH mi sento sul camion. Per mi salto e mi tiro le sellate nel cuoio capelluto. Che cazzo fa? Faccio la scheppata. Freight train, questa va full speed. Molla giù, molla giù. Party laps. Cosa bella di questi trail? E questi non sono neanche i trail belli di Whistler. Sono quelli un po' che si fanno così. Quelli belli sono giù. Dai, svolappala via! Svolappala via, Ivo! Pelato il tipo! Abbiamo fatto lo zaino al tipo! Supera, tiriamo in una tecnicona, tutti i sassi di merda che non ci piacciono a noi, ci piacciono solo i salti. Ho preso la line un po' più nazi e Ivo non se l'aspettava, sfigato. Oh, la madonna, ho preso un sasso sotto il pedale lì. Vedere bene la posizione, eh? Vai Alboreto nella parte tecnica. Alboreto, attenzione, stendi le braccia, stendi le braccia, stendi le braccia, oh, sulle roccione. Alboreto in mezzo, prendi la line, stendi di più, prendi le linee sbagliate. Oh, stai su con la schiena, Alboreto, figa, sembra il corpo di Notre Dame. Questa è la pista preferita di Alboreto. Ha detto, non l'abbiamo mai fatta. Però Alboreto ci ha detto che è bellissima, perché è piena di curve, bellissimo per svrappare. Comunque la cosa fighissima di Whistler è sempre che tutti pensano che Whistler sia un park per gli esperti. Ma figata che ci sono trail di ogni tipo. E anzi, io lo consiglierei proprio ai principianti, perché sono talmente tante piste dove ti puoi divertire. Cioè, guardate in che posti siamo. Non riesco a capire perché la gente si è impaurita da questa cosa. Però venite a girare qua. Molto meglio farsi una settimana singola qui che un mese nei bike park italiani o europei. Qui sembra rivelocizzarsi la pista. Abbiamo bocciato la pista di Alboreto. Bocciata. Troppo lenta. Adesso andiamo a farne una che c'ha le curve strettissime. Voilà. Che
Allora, siamo a Creekside adesso, che è un'altra gondola che c'è a Whistler, dove c'è molta meno gente. Ci sono però meno trail e tutti i trail che ci sono tipo curve, come avete visto quelli che abbiamo appena fatto, perfetti per un alboreto, perfetti per improvvare sulle curve. Siamo già abbastanza forti. No, se non li guarda nessuno sti cazzo di vlog. Ecco, appunto. Adesso torniamo a fare i salti. Alboreto sulla crab apple. Cioè ragazzi, guardate che paesaggio che abbiamo dietro. E questo? E questo? E questo tu ce l'hai? Johnny, tu ce l'hai questo? Monza Pizza Gang or Die? Or Die? E guarda qua. Wow, tu non ce l'hai. Abbiamo trovato tutti gli altri italiani. Vai Dani, ti filmo. Oh, ho sbagliato tutto. Manuel su tutto Dani, Manuel su tutto! No! Bastardo, ha fatto suicidio! Bella! Uè, strapping! Attenzione! Taglio segreto! Questo pezzo è divertente. Oh la madonna, che cratere c'era là. Ma quello che cazzo ha fatto? Sai che stava facendo quello? Si è capottato anche a me questa casa. Party train Dani. Party linea train. Party train for Dani. Slopestyle line. Ecco allora Dani, che ormai è local di Whistler, riente usa questo trail da Door Merchant come corso di slopestyle, che è giusto, no? Spadone. E Dani! E Dani! Ecco la parte preferita di Dani! C'è la flip, lo so! Punteggio fine linea 99 qua, non potete capire, questa linea è la linea più figa di tutti i bikepark della terra. Grande Dani. Che voto date a Dani? 93? With a 92.0. 92, 92. Vai Simeon, cazzo c'hai il nome sbagliato su Instagram. Devi mettere Manuel Simeon, non Simeon Manuel. Perché mi viene da chiamarti Simeon, ma non è un nome, è un cognome cazzo. Due local di Whistler abbiamo qua, abbastanza locali canadesi. Oddio, sono vicini. Siamo morti. Yo. No. Chi va davanti di voi due, qualcuno dovrà andarci, no? Sei scemo! Ah, sono vicino, ho paura! Yo! Tagliato! Ma è chiusa! È chiusa! In interna! C'è la coda? C'è il tangenziale qua. Lui è l'uomo che vuol morire. È quello che vuole essere investito. Era da prendere il bastone. Io gliel'ho preso. Ho fatto così. Joy ride course. Joy ride. Cazzo ride. È sempre un piacere il giorno dopo il joyride venire qua e guardare i salti e dire non devo più saltarci. Che bello. Ti faccio conoscere il manesco. Grigio, non farlo innervosire. Guarda lì. Per maloso, perché oggi le sue cose.
Vi ha recuperato anche quattro altri italiani, eh? I paveselli, tutti sbiellati. Sbiellati, yeah. Da Biella. Questa montagna non ha mai sentito così tante parole italiane in vita sua. Vado a filmarvi tutti sulla... Vai! Guarda che vento c'è! It's coming fast, the huge train! Guarda lì il grigione! Albi! Oella! Anche a tutti i piedi, l'ho visto! Ho visto l'arboreto, ha provato a triccarlo, ha fatto uno food can! Cos'è questa, la scalata? Boh, non l'ho mai fatto. Sto rollando. Il ripidone di Whistla, baby. Attenzione. Fede Paves. Fate un bel norco. Bastardi. Ah! Questa è la D1. D1, mai fatta. Ah! Ah! Un po' strana, è un po' bagnata. Chi la conosce? Anche parte due o tre salti. Prego, andate voi. Io seguo lui. Lui! Andate a seguire lui. Non avete capito. Nella famosissima A-Line. Molla, molla! Oh, Dani! Minchia, siamo di fianco! Quello, oh, sono girato, c'è l'età di bianco. Guarda chi c'è qua, il Bizzotto. Buongiorno Bizzotto. Italiani, italiani ovunque. Bene, posso tirare le somme anche di questo video, che tanto oggi abbiamo girato abbastanza. Allora, il bike park, descrivo le parole, è un po' limitante. Nel senso, più che dire che è una figata, che non si immagina, eccetera, beh, le solite cose non si può fare, bisogna venire a vederlo, perché se uno è un rider non può non passare di qua almeno una volta. Sono le 7:15, dobbiamo ancora mettere via bici ad H nella valigia, bici ad Dior nella valigia, fare la valigia, quella normale dei vestiti, farsi la doccia, andare a mangiare, iscriversi al canale, attivare le notifiche. E ci vediamo a un prossimo video. Yo.